Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi andremo a moddare l'RC Tank ragazzi, il carro armatino RC. Iniziamo subito dai requisiti ragazzi, ci servirà l'arena con almeno un garage pieno di veicoli con all'interno una moto che dopo vi faccio vedere. Ci servirà ragazzi l'abbonamento al casinò perché dovremo poter entrare dentro il parcheggio del casinò. Ci serve il nostro Knight con almeno il B2 pieno di veicoli con all'interno uno Speedo Custom che vi siete fatti passare con un Contucom. Poi ci servirà la base operativa, ragazzi, per meggiare il caso Bogdan. Quindi aver fatto tutte le prep, raga, e avere il colpo pronto da fare. Adesso vi faccio vedere come dovete organizzarvi. Knight, ragazzi, B2, dovete avere uno Speedo Custom, come ben vedete, ve lo fate passare con il Contucom, ve lo lascerò in descrizione, ragazzi. E poi dobbiamo avere una moto che sappiamo che ci sia solo quella nel garage, come ben vedete. Dovete usare proprio questa, ragazzi, la Western, guardate bene come si chiama. A questo punto, una volta fatto ciò, garage, raga, pieno di veicoli a tappo. E adesso vi faccio vedere che dovete avere anche lo Speedo Custom, quello diciamo originale, quello dei servizi, moddato. Come fate a moddarlo, raga? Una volta che vi fate passare uno Speedo Custom con il Contucom e poi lo mettete nel B2 facendo la sostituzione con un veicolo che stava nel B2, lo mettete nel COM, quindi il veicolo andrà automaticamente nel B2. Ci salite sopra nel B2 e fate una modifica qualsiasi, raga, e automaticamente si modderà lo Speedo che avete qua nei servizi. Come vedete, il mio è moddato ed è uguale a quello che era nel B2. Quindi a questo punto, una volta che abbiamo sistemato il Knight in questa maniera, possiamo passare all'arena, ragazzi. E come ben vedete, arena piena di veicoli, ragazzi, il garage deve essere pieno di veicoli e dovremo avere una moto unica, cioè nel senso dobbiamo ricordarci poi che sia questa. A questo punto, una volta fatto ciò come requisito, vi servirà solo anche il garage da 50 posti, quello nuovo, ragazzi. E a questo punto possiamo iniziare con il glitch, ovviamente scontato, il carro armato RC. Quindi regà, andiamo qui davanti all'attico di lusso, al casinò. Vi richiedete un veicolo personale o una moto o una macchina. Fate salire il vostro amico che vi darà una mano, perché come requisito ci servirà un amico, purtroppo non è solo. Ed entriamo dentro il parcheggio del casinò, non dentro l'attico di lusso. A questo punto, una volta che siamo dentro il parcheggio del casinò, raga, scendiamo dal veicolo e gli diciamo al nostro amico di salire sopra il nostro veicolo. E dobbiamo stare attenti che sale sul lato guida. Quindi se non sale sul lato guida, andate a mettere su tutti l'accesso ai veicoli. Adesso, una volta che il nostro amico è all'interno della macchina, noi, raga, dovremmo, diciamo, teletrasportarci se volete, oppure ci andate con un veicolo che non sia personale, quindi del civile o uno Sparrow, ragazzi, e andate al vostro Knight. Quindi, raga, a questo punto, una volta che siamo arrivati dal Knight, entreremo a piedi nel piano B1, che è il piano dello Speedo Custom. Mi raccomando, raga, dovete averlo già moddato. Quindi a questo punto cosa facciamo? Saliamo sul veicolo, clicchiamo una volta a freccia destra per fare una modifica e, raga, si buggerà la schermata, si frizzerà. Quindi a questo punto apriamo il menu di pausa, lo chiudiamo, raga, e saremo sbuggati. Scendiamo dal veicolo e non potremo, raga, uscire dal Knight. Quindi chi può fare il teletrasporto si teletrasporta direttamente all'arena. Chi invece non può fare il teletrasporto avvia una qualsiasi missione, ragazzi, di queste sulla mappa e poi la quitta una volta che è nella lobby, così spawnerà fuori dal Knight.
Una volta che poi siamo tutti quanti, raga, davanti all'arena, mi raccomando, non usate veicoli personali. Entriamo all'interno del piano dove avete messo tutti i veicoli con la moto. Quindi a questo punto, una volta che siamo all'interno, andiamo a prendere un qualsiasi veicolo, una qualsiasi macchina. Ragazzi, tranquilli, non si perde nulla. E andremo a fare la duplicazione praticamente. Quindi una volta sopra al veicolo, io userò questo del civile, raga. Clicchiamo una volta freccia destra ed entriamo al menu delle modifiche. Una volta che siamo al menu delle modifiche, non dovremmo fare niente di speciale. Semplicemente clicchiamo due volte bio cerchio e facciamo esci dall'arena. Dovremmo uscire direttamente fuori, ragazzi, dall'officina, direttamente fuori dall'arena. A questo punto, una volta che siamo fuori dall'arena, dovremo chiamarci il veicolo da sacrificare, che in questo caso, ragazzi, è lo Speedo Custom. Una volta che abbiamo richiesto lo Speedo Custom, raga, attendiamo circa 10 secondi, così siamo tranquilli. Dopodiché gli dite al nostro amico che sta dentro al casino di scendere dal nostro veicolo personale. E in questa maniera avremo duplicato il veicolo e avremo sacrificato lo Speedo, che poi andremo a recuperare, non vi preoccupate. Quindi a questo punto cosa facciamo? Dobbiamo rientrare, raga, una volta cambiata la targa, dentro l'arena, rientrare nello stesso piano da dove siamo usciti. Quindi io rientrerò nel piano officina, visto che prima ero già nel piano officina. Se vi chiama il meccanico, buttate giù, non ve ne frega niente. Una volta rientrati ci dirà di fare la sostituzione, ovviamente, perché il piano è pieno, e dovremo andare, raga, a sovrascrivere questo veicolo sopra la moto. Quindi andremo a mettere questa macchina sopra la moto che vi ho detto di comprare dentro il piano dell'arena. Io in questo caso userò la Vortex. Facendo ciò metteremo la Vortex, raga, al posto dello Speedo Custom nel Night. Infatti, se adesso andiamo dal pallino blu e guardiamo, ci sarà scritto Speedo Custom e non c'è niente, il veicolo è trasparente. Abbiamo creato praticamente, raga, un dead spot. Quindi come facciamo per toglierlo? Semplicemente andiamo su San Andreas, raga, e compriamo un veicolo gratis e lo andremo a sovrascrivere sopra lo slot dove c'è scritto Speedo Custom nell'arena. In questa maniera andremo a togliere il nostro dead spot. A questo punto, una volta fatto ciò, usciamo dall'arena, ragazzi, e andiamo nel piano dello Speedo Custom, quindi nel B1 del Night. Mi raccomando, usate sempre i veicoli dei civili oppure i veicoli tipo lo Sparrow o il Buzzard. A questo punto, una volta all'interno del garage, avremo la moto, raga, come vi avevo detto prima. Quindi saliamo su questa moto e la dobbiamo portare, raga, nel nuovo garage da 50 posti, Boulevard. Quindi una volta arrivati entriamo all'interno, è uguale il garage, scendiamo dalla moto e usciamo di nuovo a piedi, raga. Una volta fuori cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare di nuovo al Night. Passiamo un attimo dal B1 che vi faccio vedere che effettivamente abbiamo buggato lo Speedo, raga, e non c'è più, ma nessun problema perché poi vi spiegherò come riaverlo. E a questo punto andremo al piano B2. Una volta che siamo al B2, raga, dovremo salire sulla moto che vi ho fatto comprare. In questa maniera il gioco rileverà il nome e sarà più facile andare a recuperare l'RC. Quindi adesso con la moto ci dirigiamo dalla nostra base operativa, raga. E una volta che siamo dalla nostra base operativa e ci siamo andati in moto, avremo bisogno dell'aiuto di un nostro amico, ragazzi. Adesso è fondamentale. Potete stare anche in una sessione ad amici, il glitch funziona lo stesso. Quindi una volta qui davanti, raga, e il vostro amico con voi nella stessa lobby, menu interazione, andiamo su inventario e andiamo a usare l'RC Tank, ok? Lo andiamo a utilizzare per qualche secondo. A questo punto schiacciamo Y o triangolo ed entriamo dentro la nostra base operativa. Così il gioco ha rilevato, ragazzi, che per ultimo veicolo abbiamo usato l'RC Tank. È fondamentale, raga, ve lo dico.
Quindi a questo punto cosa facciamo? Entriamo all'interno della nostra base operativa e dovremo buggare l'attività, quella di Simeon. Quindi raga, una volta davanti alla sala di controllo, andiamo a chiamare Simeon e facciamo richiedi attività. Una volta che ci arriverà l'attività di Simeon, dovremo meggiarla con il caso Bogdan. Questo è il nuovo metodo, raga, devo essere sincero, funziona anche abbastanza bene. Quindi ascoltatemi bene cosa dovete fare. Una volta che vi arriva l'attività di Simeon, aprite l'attività in modo da averla tutta aperta con lo sfondo bianco. E quando siamo in quella situazione, gli diciamo al nostro amico di avviare un lavoro da titano, ragazzi. A questo punto cosa facciamo? Partecipiamo sul nostro amico che è nel titano e appena vediamo il recupero, raga, accettiamo anche l'attività di Simeon del telefono. A questo punto, quando siamo nella prima allerta, gli diciamo al nostro amico di quittare l'attività, un lavoro da titano, accettiamo l'allerta e poi sulla seconda allerta aspettiamo 3 secondi e accettiamo pure quella. Se avete azzeccato il timing, quando aprirete il telefono, ragazzi, vi troverete con la lobby chiusa. E quindi a questo punto possiamo continuare, raga, con il glitch. Allora, diventiamo membri della Sicuro Server o dell'MC, che è fondamentale per far sì che funziona, perché se no non potremo interagire con la lavagna del caso Bogdan, con questo schermone. E quindi cosa facciamo? Facciamo menu di pausa, quindi touchpad normalmente, raga. Andiamo su online, andiamo su attività e saranno grigie. Quindi 2 minuti di orologio, raga, attendiamo che si sbagghino le scritte, switchiamo un pochettino su mappa, su carriera, andiamo un po' a Nanzaret, destra e sinistra, su e giù. E raga, appena vediamo, appena ci accorgiamo che le attività sono selezionabili di nuovo, cosa facciamo? Vi do un consiglio. Cliccate una volta cerchio o B per tornare indietro, ma senza chiudere il menu di pausa. E quando siamo in questa schermata, ragazzi, guardate bene, spammate freccia destra anche se siete nel menu di pausa. In questa maniera, appena chiuderemo il menu di pausa cliccando B o cerchio, prenderà subito l'input, ragazzi, in alto a sinistra della freccia. E in questa maniera, sbadabam, ragazzi, avremo mergiato il caso Bogdan Simeon. Quindi a questo punto, raga, fate entrare il vostro amico che era in lobby con voi, fondamentale, se no non riuscirà ad entrare, e lo invitate dal telefono. Una volta che il vostro amico è nella lobby, raga, fate avvia e alla selezione dei mezzi dovete cercare l'RC Tank, che guardate bene non si chiama RC Tank, ha un altro nome. Si chiamerà carro armato di invade post ed qualcosa del genere, raga. E a questo punto facciamo pronto a giocare. E una volta che si avvierà l'attività, ragazzi, spawneremo all'interno del Cosacta con l'RC Tank, che ce l'avremo sotto i piedi. Quindi a questo punto, quando siamo in questa schermata, gli diciamo al nostro amico di quittare l'attività, ragazzi, e dovrà farlo dal telefono. Quindi, raga, a questo punto siamo già a buon punto. Una volta che rispawneremo, saremo sopra il Monte d'Alciriad, come al solito con questo glitch, ci teleportiamo, raga, direttamente vicino al nostro Knight. Oppure, se non potete teleportarvi, raga, andateci con un veicolo speciale, tipo lo Sparrow, oppure andateci con un veicolo del civile. Una volta che siamo arrivati a destinazione, cosa facciamo? Andiamo ad avviare l'attività, questa qua che sta in free mode, ragazzi, la più vicina al vostro Knight, e poi la quittiamo subito. In questa maniera il veicolo personale, cioè l'RC Tank, si sposterà vicino a noi. E raga, a questo punto abbiamo praticamente finito. Entriamo all'interno del nostro Knight, precisamente nel B2 del Knight, ragazzi. E una volta che siamo all'interno, saliamo sullo Speedo Custom. Clicchiamo una volta freccia destra e andiamo a fare una modifica ai freni. Li togliamo, li mettiamo, è uguale, raga. Quindi a questo punto, una volta fatto ciò, cerchio una volta e poi esci dal garage direttamente, ragazzi.
E una volta che siamo fuori dal garage, cosa facciamo? Attendiamo 10-15 secondi e dopo 10-15 secondi anche 20, ma possiamo fare anche 30 se volete, raga. E a questo punto facciamo trova nuova sessione, sessione della crew chiusa. Fondamentale. A questo punto, raga, una volta che spawneremo nella lobby nuova della crew chiusa, indovinate un po' cosa facciamo? Andiamo subito a richiederci il nostro caro armato RC, quindi inventario. Andiamo su caro armato RC tank, ragazzi, questo qua armato. E possiamo fare a sto punto sbada strabam, raga. Avremo modato l'RC. Guardate che bomba, è veramente una figata. Con le ruote da F1 forse è più carino, non lo so, raga. Che con quelle di Benny viene il bianco sulla gomma, con quelle da F1 invece esce un casino. All'epoca l'avevo portato da F1 e a sto giro l'ho fatto io di Benny. E niente, raga, ditemi cosa ne pensate. Per essere sicuri di salvare il cararietto, raga, vi dirigete dallo Santos Custom e ci fate una modifica, ragazzi. E quindi a questo punto avremo salvato il tutto. Ma come al solito, raga, c'è sempre un problema. Quindi se ora noi entriamo dentro Night e andiamo nel piano B1, quindi nel piano 1 dove ci dovrebbe stare il nostro Speedo Custom, non avremo lo Speedo Custom, ci sarà un dead spot. Questo dead spot ci permetterà, raga, di continuare a moddare in questa maniera, ok? Questo voglio che sia chiaro, non c'è bisogno più di buggare e fare la parte iniziale glitch se vogliamo continuare a fare altri mezzi speciali tipo Avenger, eccetera. Come facciamo a recuperare il nostro speedo, raga, se non vogliamo continuare a moddare? Semplicemente usciamo dal night e una volta che siamo usciti dal night, raga, andiamo a recuperare un veicolo del civile. Una volta che l'abbiamo recuperato, ci saliamo sopra e ci dirigiamo, raga, dal nostro appartamento più vicino. Io userò l'Eclipse Tower. Una volta che siamo arrivati all'Eclipse Tower, raga, entrate con il veicolo all'interno del garage. Dopodiché, una volta che siete entrati, risalite sulla macchina e uscite fuori dal garage. Una volta che siamo usciti, raga, ci dirigiamo di nuovo al night. Mettiamo una bomba sul veicolo e lo facciamo esplodere. A questo punto, una volta fatto ciò, ci recchiamo di nuovo dentro il piano 1 del night, quindi nel piano dello speedo, raga. E una volta che siamo all'interno, così controllate che non ci sia per nessun motivo. E una volta che siamo all'interno e abbiamo visto che non c'è, andiamo subito al piano 2. Una volta al piano 2 saliamo sullo speedo, ci facciamo una modifica ai freni, raga. E una volta che abbiamo fatto la modifica, attenzione, facciamo esci dal night, quindi usciamo direttamente fuori con lo speedo. Una volta che abbiamo fatto esci dal garage, raga, come al solito, come abbiamo fatto prima, attendiamo quei 20 secondi. Dopo che abbiamo atteso 20 secondi fuori dal garage, possiamo pure chiudere il gioco, chiudere l'applicazione, raga. E una volta che abbiamo fatto ciò, lo riavvieremo. Una volta che l'abbiamo riavviato e saremo spawnati in lobby, raga, come ben state per vedere, avremo di nuovo il nostro speedo al posto suo. Quindi, ragazzi, a questo punto lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix, abbonatevi se volete supportarvi alla grandissima, raga. E niente, bella, raga, spada, bam.